corso dalle ore 6.30 di stamani le operazioni di sollevamento di tutte e 78 le paratoie del Mose, alle bocche di Porto di Chioggia, Malamocco, Lido e Treporti. Si tratta del secondo test in contemporanea dopo quello del 10 luglio scorso, al quale aveva partecipato anche la delegazione governativa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I tecnici del lavoro hanno provato a rimuovere la sabbia dalle 6 barriere gialle che non erano scese agevolmente nei cassoni e alla bocca di Treporti. La prova è fondamentale per poter garantire l'entrata in funzione già il prossimo autunno nei casi di emergenza per acqualte eccezionale. La circostanza ha imposto che la navigazione pescherecce da diporto venissero interdette dalle ore 6.30 alle 14.30, come previsto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia e di Chioggia. Non è consentita nemmeno la sosta né l'ancoraggio, in quanto l'area delle operazioni, a cura del Consorzio Venezia Nuova, è presidiata dalla Guardia Costiera con le sue unità navali. Baby gang arrivano i prelevamenti a domicilio e le denunce al commissariato e alla caserma di carabinieri. Un'ingente operazione interforze, fin dalle ore 8 di questa mattina, ha visto un notevole dispiegamento di uomini e mezzi lungo tutta la città di Chioggia Sottomarina, necessario a raggiungere i ragazzini implicati nelle scorribande della scorsa settimana, quando più volte hanno ridotto i loro coetanei di fuori città a calci, pugni, schiaffi e minacce, col solo pretesto della loro provenienza. Non è ancora noto il numero dei giovanissimi coinvolti oggi dal deferimento alle autorità giudiziarie, già annunciato peraltro negli scorsi giorni durante le fasi avanzate dell'indagine. A stretto giro, gli agenti di polizia erano riusciti a risalire ai singoli responsabili delle odiose bravate, circa una quindicina, partendo dai racconti delle vittime e identificandoli grazie all'uso sapiente dei social network per ricostruire le reti delle relazioni personali. Certo è che quasi tutti sono minorenni. Tra essi appare assodata la presenza di due fratelli, un maschio e una femmina, raggiunti nella loro abitazione in una calle nella zona vecchia di Sottomarina. A loro si aggiungono altri due fratelli, in questo caso due maschi di 18 e 15 anni, dei quali già si era parlato in una precedente edizione del TG Azzurra. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito, anche relativamente alla possibile costituzione del Comune di Chioggia a parte civile, nel processo che andrà a cominciare per riscuotere i danni d'immagine alla città e al turismo. Salgono a 6 i casi documentati nella giornata di ieri e nella notte precedente di furti sicuramente su commissione avvenuti ai danni di altrettante vetture BMW tra Borgo San Giovanni e soprattutto Sottomarina. Ai 4 riportati nelle scorse edizioni del TG Azzurra e del blog relativi a Viale Tirreno, via Cristoforo Colombo e via Niccolò Zeno è arrivata notizia di ulteriori due colpi del tutto analoghi. Il primo ha avuto luogo in via Merigo Vespucci, dove i ladri hanno asportato il volante. Il secondo, in via Santo Spirito, ha sradicato volante e gruppo elettronico. Questo secondo episodio, il sesto della breve ma già preoccupante serie, è avvenuto in un orario compreso tra le 12 e le 19 di ieri, in una zona di passaggio, in quanto svincolo verso la spiaggia, sede di residenze private e studi professionali. Non vi è alcun dubbio che si tratti di una banda di professionisti, già le cronache recenti per analoghi reati compiuti nella terraferma veneziana e nel resto del territorio metropolitano, focalizzati sui ricambi dei prestigiosi veicoli da destinare probabilmente al mercato dell'est europeo. Allora, sono sempre a ringraziarvi per il sostegno che ci date, che mi date in maniera veramente entusiasmante tutti i giorni, veramente sono carichissimo e vi ricordo che è importante per noi, soprattutto per l'impegno che ci mettiamo nel fare questo telegiornale, diciamo la vostra iscrizione al canale. Vi ricordo che è molto semplice, basta cliccare come vedete dalle immagini e poi cliccare sulla campanella in modo di essere avvisati con la notifica quando pubblichiamo.
Ciao e a presto. Il comune compie un nuovo passo avanti verso l'estensione della zona traffico limitato nel centro storico di Chioggia. È infatti stata approvata martedì 4 agosto la delibera di giunta che modifica e regola la nuova ZTL, entrando nello specifico dei 7 varchi presidiati dal controllo elettronico della circolazione. Il blocco alle auto entrerà in vigore entro l'anno, dopo che il Ministero dei Trasporti autorizzerà il tracciamento delle targhe per i veicoli sorpresi entrare nell'area vietata, i quali saranno oggetto di sanzioni ex post. La zona traffico limitato sarà estesa dalle 10 del mattino alle 6 del mattino dopo, consentendo nella fascia rimanente le operazioni di carico e scarico della merce per gli esercizi commerciali e i locali di somministrazione degli alimenti. Nel cuore della giornata potranno entrarvi con l'auto, previo permesso annuo a fronte del pagamento di un canone, i residenti, i proprietari di immobili, i titolari di attività economiche e studi professionali, ma anche gli armatori e capibarca degli scafi ormeggiati nelle banchine raggiungibili solo entrando nella ZTL, i residenti nel comune che debbano assistere i propri congiunti, i clienti degli alberghi e delle altre strutture ricettive per il solo carico e scarico dei bagagli, ovviamente i mezzi di soccorso e polizia. L'intero progetto costa 250.000 euro e nei prossimi mesi Polizia Locale e società partecipata SST lavoreranno a stretto contatto per definire ogni aspetto della questione. Un incontro pubblico, previsto a breve, spiegherà ai cittadini le modalità di funzionamento, in specie nel periodo di sperimentazione preventivo, utile ad abituare la popolazione al cambiamento. L'auspicio dell'ente è porre fine al parcheggio selvaggio nelle fondamenta Canal Lombardo e San Domenico, oltre che all'inosservanza dell'attuale precetto, valido fino all'una di notte in corso del popolo. Nel febbraio 2018 a Portoviro era scoppiato il caso di 6 monache di clausura che avevano abbandonato la veste, ma non i voti, e si erano ritirati in una residenza privata locata a Villa Dose, a seguito di vicende controverse che le avevano viste protagoniste assieme alla precedente abbadessa del monastero delle Clarisse, Suor Giuliana Ravagnan. Ieri finalmente le 6 religiose, grazie al sostegno costante di amiche, parenti, benefattori, che hanno contribuito finanziariamente alle loro esigenze, oltre alle visite, sono entrati in possesso di un nuovo immobile, una casa a Bottrighe, dove proseguire l'esperienza della clausura, cui stavano per essere traumaticamente sottratte 2 anni e mezzo fa. L'evenienza è stata salutata all'esterno da un nucleo di sostenitrici in attesa, liete che le suore abbiano riavuto un proprio luogo protetto di meditazione. La fiducia nelle loro tesi non era mai venuta meno, ma era importante che la scelta della clausura potesse poggiare su fondamenta solide, data anche l'età non più giovanissima di alcune di loro e le traversie, anche fisiche, che hanno affrontato. Le meritevoli iniziative volontarie Plastic Free, che mirano a liberare le spiagge, il mare e la laguna dalla presenza di rifiuti plastici e non biodegradabili, si spostano a Pellestrina domani pomeriggio, sabato 8 agosto, con appuntamento alle ore 16 all'imbarcadero dell'isola. La passeggiata ecologica raccoglierà il materiale di scarto nel litorale selvaggio, frequentato da un numero sempre maggiore di turisti pendolari. La referente del progetto è Silvia Rossetti, che può essere contattata al numero 331 70 69 421. L'iniziativa è appoggiata da Veritas, che distribuisce il materiale per la raccolta e si incaricherà dello smaltimento. L'appello è a tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore la spiaggia di Pellestrina.